ragazzi. Andiamo, me ne devo andare via dal Pighetti. C'è un 320 mille miglia, un CLK 55 MG. Mi sto sentendo male, devo andare via. Non so neanche se saluto. Ciao Harry, ci vediamo giovedì che facciamo anche il video delle risposte ai tuoi video. Un abbraccione, scappo perché mi hai fatto sentire male col 1000 miglia col CLK 55, maledetto. Ciao. Allora ragazzi, sto lavorando anche per voi, quindi oggi un altro video chicca, un altro video film, diciamo Bruce film, perché quando voglio celebrare delle macchine, cosa faccio? Faccio dei video come questo. Avete già visto con l'Audi 4 che ho fatto un video un po' particolare, chi se l'è perso lo vada a vedere perché sinceramente ci siamo impegnati e spero che vi piaccia. Insomma, oggi rivediamo la Ritmo 60, che poi in verità quindi Ritmo 60 nasce 1100, poi diventa 1300 perché erano diciamo ammesse al Monte Carlo storico. Poi, siccome questa Ritmo, che voi conoscete, la Ritmo della Promotor, ragazzi, che io ho già celebrato in un video qui su sul Bruce Garage, però che cosa è successo? Siccome questa macchina fa sia regolarità che velocità, rally velocità, quindi rally veri, cosa succede? Che l'ho beccata mentre è passata da, quindi nasce 60, poi mi diventa 65 e poi diventa 75 Abarth, esattamente la diciamo configurazione che ebbe Bettega quando riuscì a fare praticamente, ragazzi, la mitica prova speciale del Col de Turini durante il Rally di Monte Carlo del 1980 con Mannucci che lo navigava, e praticamente vince questa tappa, la più questa prova, la più importante, la più speciale, la più evocativa. C'erano Darmish e Roll, c'era Darmish sulla Stratos e Roll sulla 131 che cercavano di darsele di santa ragione. Scusate, era venuto fuori un simbolino della batteria e adesso lo mettiamo in carica. Quindi ragazzi, praticamente ho deciso di fare questo video perché ho intercettato la macchina con sotto il 1500, quindi altra cavalleria. C'era Alex bello ringalluzzito da questo incremento di potenza e ho fatto un video evocativo sulla Ritmo, la Ritmo Abarth, ragazzi. La Ritmo è, secondo me, una macchina che esteticamente è proprio molto molto bella. A me soprattutto la prima serie piace, la seconda in verità non mi piace quasi per niente, però la prima mi piace, con quello sguardo davanti e dietro. Mi sembrava doveroso, visto la livrea iconografica, farvi vedere questa vettura. Sentiamo da Alex direttamente, che mi ha mandato un vocale adesso per dirmi appunto che cosa ha fatto sulla macchina. Questa Fiat Ritmo è del 78, nasce come 60, quindi 1100, poteva correre fino a 65, quindi 1300 nel rally di Monte Carlo, e poi è stata modificata per correre nel campionato italiano rally, quindi non più a media ma a velocità a questo punto, e in configurazione Ritmo 75, come quella che usò appunto Tiglio Bettega nel 1980 per il mitico rally di Monte Carlo, dove fece una fantastica vittoria del Col del Turini. E anche i colori nostri sono proprio un'evocazione di quella che è stata la Ritmo che ha fatto sognare, guidato dal pilota ufficiale Fiat, capace di aggiudicarsi la prova speciale regina dei rally. È una grande soddisfazione. Avete capito? Okay, grazie, perfetto. Mi confermi che è la più antica tre porte oggi registrata, immatricolata in Italia? Me l'avevi detto l'ultima volta, qualcosa del genere. Confermiamo. Buona visione, ragazzi. Buona visione. Quando arrivano le donazioni, arrivano questi video qua. Ciao, buona passione. Ciao amici del Bruce Garage. Buongiorno, buongiorno. Ta-da!
Ciao amici, siamo col mitico Gigi Galli che ha appena terminato la gara qui di Adria. La macchina elettrica è? È come una figlia che non ce la dà. Siamo di nuovo insieme sul sedile di questa amata Ritmo, che peraltro abbiamo scoperto grazie al registro storico che è la più vecchia tre porte che abbiamo in Italia. Per noi è un grande onore portare la più vecchietta in giro per le corse in Italia e nel mondo. Il nuovo motore come si esprime? 1.500 rispetto al 1.300, quindi corriamo nella classe fino a 1.600, e questo 1.500 adesso è proprio come quello che aveva il mitico Attilio Bettega quando vinse la prova speciale del Tourigny nel 1980. Tanti cavalli in più, tanta coppia in più, il cambio è forse adesso diventato un po' corto di rapporti, infatti l'abbiamo allungato la coppia conica di un dente, abbiamo un finale da 174 all'ora in quinta a 8000 giri, ma forse ci starebbe anche un dente in più per arrivare a 186. Mm-hmm.
Lo sterzo è direttissimo e adesso abbiamo delle Michelin, delle TB5 da asciutto, quindi la macchina è molto molto incollata alla strada. Anche questa mandarla via, guidarla sporca, anzi una guida pulita è ancora più redditizia. Ecco, usiamo la leva per chiudere un po' di più le curve, aiutarci a ripartire in fretta. Ha un grandissimo handling con questo assetto, quindi assolutamente divertente e capace comunque di grandi prestazioni, di grandi performance, pur essendo solo una piccola 1500. Quindi una grandissima ritmo che dalla neve all'asfalto si riempie sempre di soddisfazione. Oh, my God.